Agostino Spinella nasce una nuova avventura, V3 Maccarese, non solo prima squadra ma anche un'idea di fare bene nel settore giovanile ed un campo tutto nuovo. Sì, assolutamente sì, questa è una cosa alla quale stavamo lavorando già da parecchi anni. Finalmente siamo riusciti a trovare una nuova casa e quindi a mettere in piedi il progetto che noi già avevamo da tempo, quindi avere un settore giovanile di proprietà in maniera tale da poter far, diciamo, prima di tutto divertire i giovani e secondo anche aspirare a un qualcosa di più, quindi poter far sì che i nostri giovani potessero giocare poi nella nostra squadra. Per quanto riguarda la prima squadra, ci sono obiettivi senza fare proclami interessanti per la prossima stagione in attesa di conoscere i gironi? Bella domanda, diplomaticamente rispondo, l'obiettivo è sicuramente quello di fare un buon campionato, quindi ci auguriamo di fare un buon campionato, quindi rimanere nelle giuste posizioni. Per quanto riguarda il Darra, ho già visto che i lavori sono già iniziati. Si parla di un bel sintetico di ultima generazione per far giocare bene sia i ragazzi che la prima squadra. Assolutamente sì, questa è una cosa che appena siamo entrati è una cosa che avevamo già deciso, perché riteniamo che il sintetico ovviamente in termini di durata e di praticità è molto più utile, e quindi abbiamo deciso di fare così in maniera tale che tutti potranno giocare nello stesso campo in maniera tale da potersi identificare in un'unica casa che è comune a tutti quanti, che è la nostra casa. Per il momento si gioca da Cilia per quanto riguarda la prima squadra ed il settore giovanile. Allora, giochiamo da Cilia perché è un campo nuovo di ultima generazione. Sempre sintetico? Sempre in sintetico, sintetico di ultima generazione. La squadra così ha la possibilità di allenarsi e giocare nello stesso campo, cosa che purtroppo l'anno scorso, come 2 anni fa, come 3 anni fa, non abbiamo mai avuto questo tipo di possibilità per una serie di problemi. Dando una casa e una stabilità alla squadra, ci aspettiamo ovviamente anche risultati diversi in termini di allenamento e risultati. Anche il settore giovanile giocherà da Cilia? Il settore giovanile non giocherà da Cilia, giocherà a Maccarese, perché stiamo rifacendo il manto erboso in maniera tale da poter mantenerlo in buona condizione per tutta la stagione. Dunque, i giovani giocheranno al Darra da settembre? I giovani giocheranno al Darra da settembre, sì. Presidente, un pensiero, perché avete fatto questa inaugurazione in un giorno speciale per lo sport mondiale, perché oggi partono le Olimpiadi. Se la sente di dire un pensiero, se queste Olimpiadi come per il calcio possono essere un segnale di ripartenza, e se vuole fare un pensiero per tutti gli atleti italiani che gareggeranno cercando di portare delle medaglie. Allora, io spero soltanto che dopo questi quasi 2 anni di sacrificio per tutti, credo che lo sport sia in generale sia uno dei momenti migliori per cominciare a ripartire e quindi avere una speranza di tornare alla normalità. Agli atleti italiani che stanno alle Olimpiadi ovviamente gli auguro di vincere il più possibile per dimostrare la superiorità, come del resto già abbiamo fatto agli europei per fortuna, e quindi gli auguro veramente di fare delle gare e delle prestazioni ottime e che portino in alto il nome dell'Italia che dà tanto a tutto il mondo. Andrea Persi, l'anno scorso V3 Roma Team, che ha lottato quasi fino alla fine anche dopo la ripartenza per le fasi finali in eccellenza, ma quest'anno c'è una nuova avventura, V3 Maccarese, con un progetto a medio lungo termine di giocare al Darra. Sì, il progetto è nel breve, giocare al Darra già la prossima stagione, quella del 2022-23. Come abbiamo detto in conferenza, l'anno scorso abbiamo fatto bene, avevamo una squadra per fare bene, non pensavamo di avere una squadra per vincere, ci siamo trovati una squadra che però ha dimostrato che avrebbe potuto fare forse qualcosa di più, più che altro per 2 partite giocate leggermente, anzi forse 2 tempi, perché i primi tempi di quelle 2 partite ci vedevano vincenti, 2 tempi che hanno probabilmente ci hanno impedito un salto che forse sarebbe stato prematuro, detta anche in maniera sincera, perché bisogna strutturarsi, bisogna mettere le fondamenta per poter ambire a qualcosa di più, ed è quello che stiamo cercando di fare in questa stagione. Allora, l'anno prossimo vi dividerete in 2 tronconi, prima squadra al San Francesco di Acilia, sempre in sintetico, campo di ultima, un bel sintetico, nuovissimo. Credo, nuovissimo, e settore giovanile invece che giocherà al Darra.
però tra due anni c'è l'idea di portare tutto a Maccarese. Questo è il vostro progetto? Sì, questo sì, per tutelare soprattutto i ragazzi del settore giovanile. Una prima squadra quattro volte a settimana e la domenica avrebbe oggettivamente danneggiato troppo il manto erboso del Darra, che necessita anche di lavori di ristrutturazione a livello di drenaggi, e sono lavori che sono troppo invasivi da fare in questo momento. A questo punto passiamo direttamente alla stagione prossima, dove andremo, mi auguro, se non ci sono ostacoli, a fare il sintetico. Stiamo facendo una campagna acquisti anche importante, quindi sulla prima squadra diciamo abbiamo quasi chiuso il mercato, abbiamo annunciato Di Giovanni e Bergamini, ruoli che per noi erano importanti. Annunceremo lunedì un difensore in più di alta qualità, e dopodiché probabilmente oltre ai giovani ci sarà solo forse un tassello avanti. Obiettivo di fare bene, come ha detto il Presidente, senza fare proclami per il momento. No, i proclami non ci piacciono. Abbiamo partecipato a 8 campionati e non siamo mai scesi sotto il sesto posto. Diciamo che in 7 campionati su 8 siamo arrivati nelle prime 3. Ci auguriamo di ripeterci. Andrea, se la sente, oggi avete fatto una bellissima inaugurazione nel giorno della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Tokyo, che sia un segnale di ripartenza non solo per lo sport ma anche per il calcio, e se la sente di rivolgere un pensiero a tutti gli atleti italiani che stanno per affrontare le competizioni. Assolutamente, un in bocca al lupo a tutti i nostri atleti che ci stanno rappresentando sicuramente degnamente alle Olimpiadi, e che sia veramente per tutto il nostro paese un momento importante, un momento in cui dobbiamo tutti quanti usare il cervello e capire che è un momento dove l'apporto di tutti noi nei nostri comportamenti, nelle nostre scelte, è fondamentale per poter veramente ripartire e non rifermarsi più, perché sarebbe veramente drammatico. Quindi, se posso, nel mio piccolo, un invito a usare la testa.